Tanto tuonò che piove. L'atteso divorzio in giunta provinciale si è consumato stamattina quando il presidente Massimo Rossi ha annunciato il ritiro delle deleghe al suo vice Emidio Mandozzi. Io penso di aver adottato un atto doveroso di trasparenza politica e istituzionale, perché nel momento in cui vi è la candidatura di un assessore, di un vicepresidente che è per sua natura legato a un rapporto fiduciario con il presidente che l'ha nominato, deve essere conseguente un'assunzione di responsabilità e una scelta coerente, quella di rassegnare le dimissioni. Per questo io ho esitato lungamente nel compiere questo gesto, ma nel momento in cui questo gesto di coerenza non è arrivato, ho ritenuto doveroso, anche per l'immagine delle istituzioni che devono rappresentare con trasparenza le posizioni che si confrontano, fare questa scelta. La battaglia elettorale che li vede opposti, Mandozzi per il PD e i partiti di centrosinistra e Rossi per la compagine Piceno al massimo, sarebbe stata la causa scatenante la defenestrazione dell'ex sindaco di Spinetoli. Ed ora le deleghe del vice a chi finiranno? Considerata la fase di fine mandato che stiamo vivendo, ho ritenuto peraltro di non assegnare le stesse deleghe ad altri assessori, li ho trattenute ad interim, quindi cercherò in questa fase abbastanza delicata di svolgere organicamente le funzioni direttamente insieme alle altre funzioni che ho trattenuto fin dall'origine del mio mandato, che sono quelle del personale e dell'organizzazione dell'ente. Ma Mandozzi da Roma ha risposto con una nota alle accuse di Rossi. Nel mentre io sono a Roma a manifestare di fianco ai lavoratori, ha scritto: il presidente Rossi ne approfitta per sfiduciarmi. Ne prendo atto con rammarico, non per la sfiducia in sé, bensì per i modi ed i tempi scelti dal presidente Rossi, cui è mancato il coraggio di dare seguito alla revoca dell'assessorato e dell'incarico a vicepresidente in forma palese, privilegiando un confronto diretto con l'interessato. Ma è risaputo che per il presidente della provincia la pratica del confronto democratico non fa rima con la sua innata autoreferenzialità. Mandozzi precisa che ha rassegnato le sue dimissioni perché non voleva abbandonare il mondo del lavoro piceno in un momento di così grossa crisi, ma che ora si trova costretto a farlo. E l'ex vice sindaco ribadisce che il suo sfidante è Celani e non Rossi. Sarà contento l'ex sindaco di Ascoli, visto che i due sfidanti di sinistra sembrano considerarlo un degno, anzi l'unico avversario.